TV7, ben ritrovati. Ci rivediamo dopo un po' di tempo, una settimana di assenza, e ricominciamo questa nostra chiacchierata, questa nostra digressione sugli aspetti politici dell'ultima settimana. Permettetemi di essere estremamente felice oggi per una bellissima notizia che ci ha raggiunto. L'amico Carmine Sanseverino, Lucio Sanseverino, il dottore Sanseverino, dopo 55 giorni di lotta contro il Covid, oggi esce finalmente, dopo essere stato dimesso dalla terapia intensiva dell'ospedale Moscati di Avellino, esce dall'ospedale per iniziare il percorso di riabilitazione. È una notizia che rende tutta la provincia felice, una provincia che aveva tremato, che ha seguito con trasporto e sincera dimostrazione di affetto la vicenda del dottore Sanseverino, il quale ha sempre speso la sua vita anche in questa ultima occasione così tragica per gli altri, e tutti hanno, chi credente ha pregato, chi ha sperato che si potesse risolvere per il meglio, e la notizia che si avvia una fase di ripresa tramite la riabilitazione, a ritornare al pieno, al 100% tra di noi per migliorare questa nostra piccola comunità, non può farci che piacere. Ciao Nuccio, stacci bene. Bene, detto questo, i fatti importanti di questa settimana, politici, sono tanti, tantissimi. Allora, iniziamo da quello che sicuramente ha sconvolto il mondo: l'uccisione con il video da parte della polizia di Minneapolis di George Floyd, questo afroamericano, che è stato soffocato da un poliziotto bianco, ha scatenato le proteste negli Stati Uniti, si è rotto un muro che durava da anni di omertà rispetto a quello che era lo strapotere della polizia negli Stati Uniti, i modi di fare permessi anche dalle leggi di molti stati. Ricordo che gli Stati Uniti sono uno stato federale, c'è cioè una legge federale, ma ogni stato ha un suo ordinamento, che permettono anche metodologie negli arresti, nelle perquisizioni, nelle traduzioni in carcere e anche nel mantenimento delle carceri, molto distanti da quelli che sono i nostri canoni europei e in special modo da quelli italiani o da quelli inglesi. L'uccisione brutale è avvenuta per soffocamento da parte di questo poliziotto, che ha tenuto per ben 8 minuti e 47 secondi il proprio ginocchio sul collo di questa persona che implorava, non riusciva a respirare. I can't break, non riesco a respirare, non posso respirare. Ha scatenato l'ira sia di bianchi che di neri, che insieme hanno protestato in milioni nelle piazze degli Stati Uniti, e con uno slogan che è diventato la bandiera di questo movimento, che la vita dei neri conta come quella dei bianchi. Dall'altra parte, chiaramente, ci sono state le risposte da parte di questo straordinario personaggio che è il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, un idiota, io l'ho definito più volte un idiota, il quale cerca di basare il proprio potere anche sull'idea del suprematismo bianco, cioè gli Stati Uniti hanno avuto il merito, insieme all'Unione Sovietica, all'Inghilterra e alla Francia, di aver abbattuto il nazismo, adesso si ritrova un nazista in casa, quindi cosa assolutamente indicibile. La protesta dopo 15 giorni sembra però un po' essere sfuggita delle mani. Tanto è vero che si è trasferita anche in Europa, è diventata iconoclastica. Spieghiamoci bene: vengono abbattute statue di personaggi che vengono considerati a torto o ragione anche schiavisti, che vengono considerati razzisti, discriminatori e così via. Un esempio particolarmente negativo è quello delle aggressioni alle statue di Cristoforo Colombo. Un esempio invece forse pregnante è quello dell'aggressione alle statue dei generali confederati, del presidente confederato. Ricordo che gli Stati Uniti hanno vissuto tra il 1861 e il 1865 una guerra civile che contrapponeva il nord antischiavista rappresentato da Lincoln e gli stati confederati del sud, che basavano la propria economia proprio sugli schiavi, sulla corte del cotone, guerra vinta dal nord e che ha portato poi all'abolizione della schiavitù, che negli Stati Uniti è stata abolita l'ultimo
stato ad abolirle è stato il Texas nel 1885, ovvero sia 20 anni dopo che la guerra si era conclusa e ben 24 anni dopo la dichiarazione da parte di Lincoln che diceva che tutti gli uomini, così come aveva citato già la loro Costituzione 1778, erano uguali. Trump praticamente ha cercato di buttare benzina sul fuoco, il suo modo di fare, poi ha ritrattato, poi è andato avanti e indietro. La cosa stupenda è questa. Chiunque arriverà dopo di Trump non potrà mai essere peggiore di Trump. Tanto è vero che il non straordinario George Biden, candidato ufficiale dei democratici, oggi viene dato con 18 punti di vantaggio nei confronti di Donald Trump. Forse a novembre finalmente ce lo toglieremo, scusate la volgarità, dagli Zebedei. Un cretino che ha fatto perdere gli Stati Uniti il primo posto di potenza economica più importante nel mondo, di potenza politica più importante nel mondo, di interlocutore serio che si era costruito con Obama. Quindi è una notizia bruttissima quello di quello accaduto, ma è una notizia bellissima che è la coscienza degli americani. Ma ci sono state anche manifestazioni in Italia, in Inghilterra, in Germania, eccetera, eccetera. Si è pienamente svegliato. Questo è un periodo di pandemia che continua comunque a colpire tutto il mondo, in special modo sì, adesso la pandemia galoppa in America Latina, con il Brasile avevamo già anticipato 10 giorni fa che sarebbe successo l'ira di Dio sta succedendo. In Europa continuano ad essere gli stati che erano stati quelli più permissivi ad essere colpiti, ovvero sia l'Inghilterra, la Svezia e il Belgio. L'Italia sembra che ci sia una fase di curva, ritorno sempre a dire la stessa cosa, il problema è la Lombardia, dove non si è mai chiuso, non si è voluto mai chiudere. Ultimamente ci sono state anche le audizioni, quelle del primo ministro Conte, del presidente del Consiglio Conte, ministro Lamorgese, del ministro Roberto Speranza della Salute, riguardante le dichiarazioni effettuate dal governatore della Lombardia, che invece è stato sentito non come persona informata dei fatti, ma direttamente quale indagato, lui e l'assessore Galera, sulla mancata istituzione della zona rossa nella Bergamasca, a Nembro e ad Alzano Lombardo. E di pochi minuti fa sono le dichiarazioni del PM, il quale, dopo aver detto secondo Galera, eccetera, eccetera, i giornali avevano detto no, non è colpa nostra, ma la colpa è di Conte, quindi avevano ricamato un poco su Conte, ha detto io non ho mai detto nulla di tutto questo, davvero sono come sentite, come persone informate dei fatti, piena collaborazione, e le ho dovute sentire perché sono stati tirati in ballo dalla regione. Io avevo pensato che il sostituto procuratore di Bergamo non avesse mai letto il titolo quinto della Costituzione, così come è stata trasformata nel 2001, sembrerebbe che l'abbia letto. Le regioni hanno piena autonomia in materia sanitaria, quindi come ha fatto la regione Campania, ma come ha fatto anche la regione Lazio ed altre regioni, hanno creato delle zone rosse appena c'è stato il pericolo. Il loro comitato tecnico scientifico regionale gliel'ha indicato, hanno agito. Lì probabilmente ci sono stati interessi diversi, mentre, come ha detto il ministro dell'Ambiente Costa, il generale Costa, De Luca ha messo al primo posto la salute dei cittadini, in Lombardia si è messo al primo posto il denaro. È inutile girarci intorno, così è. Allora, ripeto, per me al primo posto va la salute, al secondo posto vanno tutti gli altri bisogni, che sono bisogni secondari, perché se non stai bene, gli altri non li puoi soddisfare. Poi la gente, siccome onestamente quasi tutti sono come la pubblicità e l'acqua alete, hanno un solo neurone, la possono pensare anche diversamente, io rispetto le loro opinioni, ma non le posso condividere. Altro episodio importante, la settimana scorsa io non sono voluto intervenire, ho scritto anche un post, gli ho mandato un messaggio all'amico Gianlucone Festa. Io ritengo che la figura che è stata fatta non sia eclatante, sia stata alquanto barbina, non sia stato assolutamente un bel vedere, un bel messaggio rispetto alla città di Avellino, che era stata fino a pochi giorni prima una città meritoria di plauso per quello che aveva fatto, rispettato le leggi, eccetera, eccetera. Però io non lo voglio scusare, non lo voglio difendere, ma io credo che il buon Gianlucone, per il suo modo di fare, che è molto amichevole, amicale in tutto e per tutto, si sia fatto tirare in mezzo.
Però sì, è arrivato lì perché effettivamente voleva cercare di limitare i danni e invece di fare una cosa positiva ha fatto una cosa peggiore come si dice, la pezza è peggiore dello strappo. E purtroppo è accaduto, la cosa che mi dispiace è che non abbia fatto una cosa molto semplice che era dovuta. Oh, sono andato lì, volevo cercare di limitare le cose, mi hanno tirato in mezzo, ho sbagliato, chiedo scusa alla città, chiedo scusa alle istituzioni, non accadrà più. No, grazie a me non è successo questo, è successo quello. Chi ti ha consigliato, già lui, ti ha consigliato molto, molto, molto male. Vabbè, adesso chiudiamo. Stasera è venerdì, sabato, domenica, vediamo che cosa accadrà con le tue nuove ordinanze e se stavolta si riuscirà a far rispettare i dettami previsti dal Ministero della Salute e dal Governatore De Luca, il quale è schizzato in maniera stratosferica nei sondaggi italiani. Come dice lui, sono vice primo, ovvero sia secondo come indice di gradimento in Italia e il quarto politico più gradito dalla popolazione italiana. Significa che la gestione, così come è stata letta anche dall'estero, dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, di questo momento di crisi è stata eccellente. Da un indice di gradimento del 37%, il buon De Luca è scalato ed è arrivato fino al 72%. Oggi c'è una lotta intestina all'interno di Forza Italia se candidare Stefano Caldoro, candidare addirittura il redivivo Antonio Martuscello, fratello del grande Fulvio Martuscello, personaggio simpatico Fulvio Martuscello, devo dire la verità, anche lui amicale, amichevole, però poi stringi stringi, non ce lo dimentichiamo, è lui l'autore del disastro accelerazione della spesa. Tanta gente ci ha rimesso le penne, tante imprese e tante opere sono restate incompiute con l'ultimo Caldoro. Però dicevo, c'è la lotta intestina e c'è la Lega che punta i piedi, che vorrebbe una candidatura. Prima si è parlato di Maresca, il PM anticamorra, il quale ha declinato l'invito della Lega. Si parla dell'ex rettore dell'Università di Salerno, Tommasetti, il quale ritengo sia vittima sacrificale, come vittima sacrificale è la Ciarambis, il bis della Ciarambina, buttata lì dai 5 Stelle un po' anche, come se fosse una specie di patto di resistenza nei confronti di De Luca, senza dover fare un'alleanza con De Luca. De Luca ha sostenuto, si dice addirittura, da 28 liste. I nomi che circolano dei potenziali candidati sono tanti, sì, i sicuri candidati sono Rosetta D'Amelio, indubbiamente il Presidente del Consiglio regionale uscente, sicuramente Francesco Tudisco, consigliere per le aree interne, gli uscenti Alaia e Petracca, probabilmente nel centrodestra ci sarà il ritorno di Pionati. A volte tornano Stephen King. Altri candidati di cui si parla è di Livio Petitto, ex presidente del Consiglio comunale di Avellino, di possibilmente Caterina Lingua, ex segretario del Partito Democratico, oggi vice sindaco di Cervinara. Stiamo parlando del centro-sinistra. Al centro-destra si parla di Tonino Fiero, ex sindaco di Prato La Serra. Si parla anche di un Gerardo Capozza, del mio attuale, no mio, del sindaco attuale di Pierrelusio, che rispetto all'istituzione del sindaco, non la persona, Giulio Belmonte, ex presidente dell'ASI, per De Mita, grazia ricevuta. Si parla addirittura di Giuseppe De Mita. Vedremo, staremo lì a vedere quello che accadrà. Oggi, se dovesse giocare un centesimo, lo giocherei chiaramente su De Luca, però da qui a settembre vedremo quello che accadrà. Nel frattempo, a livello nazionale, si stanno iniziando a svolgere gli stati generali dell'economia dopo la presentazione del piano Colao. Il nostro Presidente del Consiglio con le forze di maggioranza ha anche invitato le forze di opposizione a partecipare, le quali si sono rifiutate dicendo che queste cose vanno discusse in Parlamento, ma le parole proferite da Matteo Salvini, assente al 90% delle sedute del Senato, e dalla Giorgiona Meloni, assente al 78% delle sedute del Senato, parlare di luoghi istituzionali, la Camera e il Senato. Ci lasciano molto perplessi. Tra l'altro Villa Pamphilj è un luogo istituzionale. Voglio ricordare a Giorgiona Meloni che quando nell'ultimo governo 2011 del buon Silvio Berlusconi venne ospitato nella tenda in Campidoglio Gheddafi,
gli incontri con le amazzoni di Gheddafi si tennero a Villa Pamphilj, e c'era anche lei, che era all'epoca ministro del governo Berlusconi. Ricordate Gheddafi, che aveva la foto dell'eroe libico contro l'occupazione italiana del 1911. Poi noi gli abbiamo dato anche 5 miliardi di euro come indennità dei danni di guerra, che poi in effetti siamo andati a costruire delle autostrade con le nostre imprese, quindi ci sono ritornati. Però poi dopo 2 mesi i francesi hanno bombardato e siamo andati a bombardarlo anche noi. Ricordo una famosa battuta di Vauro, che diceva che venivano lanciate bombe intelligenti, le bombe possono essere anche intelligenti, ma se le lancia la russa, è una battuta di Vauro, insomma. Dicevo, gli stati generali, che servono un po' per prospettare questa fase 3, ovvero sia la ripresa economica. Fermo restando che l'OMS, che il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che l'Istituto Superiore di Sanità, che l'Agenzia Italiana del Farmaco, che l'Agenzia Europea del Farmaco, che Ursula von der Leyen, che Angela Merkel, un'altra che è uscita da questa crisi in maniera straordinaria, la Salvini del Nord, con De Luca del Nord, la quale praticamente con un modo di fare diverso da De Luca, con questa sua grande competenza derivata anche dal fatto che la Merkel è una scienziata, non tutti lo sanno, ma la Merkel è una scienziata, è una fisica, una vera, che ha insegnato all'università, che è stato praticamente una delle menti più brillanti prima della vecchia DDR, Germania Democratica, e poi della Germania Federale. Straordinaria la sua spiegazione riguardante a che cosa fosse l'erogen zero, ovvero sia la capacità di contagiosità di trasmissione del virus, spiegato in maniera ancora più eccellente da Gallera, l'assessore alla regione Lombardia, che è stato preso per il sedere urbi e torbi, ovvero sia da tutto il mondo, perché un incompetente senza fine. E praticamente ci mettono in guardia di un'eventuale seconda ondata pandemica. Quindi divertiamoci quest'estate, andiamo al mare, facciamo le cose che dobbiamo fare, rimettiamo l'economia. Non vi dimenticate, compriamo italiano, andiamo al mare in Italia, e volete andare in Croazia, e volete andare in Svezia, e volete andare là, e volete comprare da McDonald's, e andate a fare le file dall'IKEA. Aiutiamo gli italiani. Cioè, un popolo con la memoria così corta come quello italiano non è mai esistito. Siate una volta quelli. Beh, cerchiamo di tornare per quello che è possibile alla normalità, stando però molto molto attenti e seguendo i consigli degli esperti. Gli esperti veri, non le cazzate che si dicono su Facebook, non le cazzate che si dicono su Google, su TikTok, eccetera, eccetera. Battuta, poi chiusura su Salvini a proposito di TikTok. Quindi, fonti assolutamente certificate. ISS, Ministero della Salute, Regioni, non fonti date dal dottore Pincopallo o dal tizio che si vuole fare pubblicità, eccetera, eccetera, ma le fonti vere, gente che ha speso una vita intera a studiare e a migliorarsi per poterci dare una vita migliore. Ascoltiamo loro. Bene, detto questo, chiusura. Sapete che i social più importanti, più utilizzati dalle persone sono Facebook, tutti, compreso il sottoscritto, Twitter, un po' da tutti, Instagram, molto seguito dai giovani, e c'è un nuovo social che si chiama TikTok, che è un social cinese, i cui vertici della società sono stati indagati perché carpiscono i dati sensibili, eccetera, eccetera. Salvini ha detto che non scaricherà mai l'app Immuni. Io invito invece a scaricarla, per voi e anche per gli altri. Ricordatevi che gli altri sono importanti quando siete importanti voi. Dopo che praticamente abbiamo dato a tutto il mondo urbi e torbi di nuovo praticamente i nostri dati, no, perché poi i miei dati non li devono sapere, cavolate, c'è, rispetto alla privacy in Italia fortunatamente c'è un garante della privacy che funziona, ha dato a, quindi a quello che è il social più culturale in assoluto, diciamo l'antitesi di Twitter, ha messo su un video su TikTok in cui spiegava che si sta esagerando contro la statua di Cristoforo Colombo, addirittura la HBO ha tolto dal catalogo Via Col Vento perché è razzista, e
E poi praticamente addirittura si dice che in Svizzera abbiano tolto quei cioccolatini che noi mangiavamo negli anni 80-90, i Negretti, perché Negret ha detto, qui onestamente se andiamo di questo passo dovremo togliere di mezzo anche il Negroni un cocktail. Io adesso ti dico, ma te che te ne frega del Negroni? Tu vai al Mojito, ciao Matteo.